Oggetto della seguente lezione è l'analisi di questo circuito nel quale sono presenti i diodi D1, D2 e D3. La richiesta è quella di disegnare la transcaratteristica che mette in relazione la tensione applicata all'ingresso con la tensione prelevata all'uscita, quindi la VOUT come funzione delle tensioni di ingresso che vengono inserite. Abbiamo quindi sull'asse della variabile indipendente la tensione di ingresso inserita, e su quello della variabile dipendenze la tensione di uscita misurata. La transcaratteristica è la relazione tra le due, e per essere disegnata occorre scegliere quale modello di diodo utilizziamo, quale modello semplificato utilizziamo per poter arrivare a disegnare la transcaratteristica. Il modello è quindi un modello che mette in relazione la ID con la VD. E in questo caso utilizziamo un modello linearizzato a tratti, una semplificazione molto spinta, con un diodo che in questa parte di caratteristica è off e in questa è on e è un cortocircuito. Se utilizziamo questo tipo di modello, cominciamo ad ipotizzare un andamento per la tensione Vin che assuma valori maggiori o uguali a 0. Se la tensione Vin è uguale a 0, nessuno dei diodi risulta avere sufficiente tensione tra anodo e catodo per poter essere in conduzione. Per poter essere in conduzione, il diodo deve avere una tensione di anodo maggiore di quella di catodo. Per quanto riguarda questo diodo D1, la tensione di catodo è fissata da questo generatore di tensione di 2 volt, se non ci dovesse essere di corrente di scorrimento nel ramo, e per questo diodo D3 è fissata dalla tensione di catodo da questo generatore di tensione a 4 volt. Per cui nel momento in cui la Vin è 0, anche la Vout risulta essere 0. Quando la Vin diventa maggiore di 0, il diodo D2 risulta essere in polarizzazione inversa perché presenta una tensione maggiormente positiva sul catodo rispetto a quella sull'anodo che potremmo pensare di individuare come massa e quindi un diodo in off. I diodi D1 e D3 per poter andare in conduzione devono presentare una tensione a questo nodo, che è un nodo che chiamiamo A, maggiore della tensione che hanno sul catodo. Questa tensione è per il diodo D1 D2 finché il D1 non è in conduzione, per il diodo D3 e per il diodo D1 è 2 volte, per il diodo D3 è 4 volte. Quindi la situazione per una Vin maggiore di 0 iniziale è una situazione che vede tre circuiti aperti laddove sono presenti i diodi e un collegamento con la resistenza R4 fatta attraverso la resistenza R1. Il fatto che i circuiti siano aperti rende inefficace l'efficienza e l'influenza di questi tre rami sulla tensione R4, che quindi risulterà essere in questa fase di funzionamento, che chiamiamo fase 1, semplicemente la partizione della Vin sulla resistenza R4. Questa è una funzione su questo piano lineare, in particolare una funzione a coefficiente angolare che è R4 su R1 più R4 minore di 1, quindi più bassa della prima bisettrice, che sarà rappresentante della tensione di uscita finché il valore della tensione d'ingresso non risulterà sufficiente per mandare in conduzione o D1 o D3. Visto che la tensione di catodo di D1, nel caso che scorra corrente, risulta essere proprio di 2 volt, il diodo D1 andrà in conduzione quando la tensione dell'anodo risulterà essere 2 volt come quella del catodo, perché a quel punto passerò in questa zona di caratteristica con il diodo in on. Nel momento in cui il diodo D1 dovesse andare in conduzione, il circuito diventerebbe la tensione d'ingresso, la resistenza R1, il diodo che è andato in conduzione, quindi è un cortocircuito secondo questo modello, il generatore di tensione da 2 volt a questo punto collegato, gli altri due rami sono sconnessi dall'apertura dei circuiti del diodo,
e la tensione di uscita la misurerei sempre KPDR4. Quando è che avviene questo passaggio? Beh, considerando che questa è contemporaneamente la tensione di uscita, che però coincide con la tensione del nodo A, quando questa tensione diventerà, dicevamo, di 2 volte, allora ci sarà la commutazione da questa situazione a quest'altra. Il valore del Vin corrispondente a questa situazione lo chiamo Vin asteriscato e risulterà essere uguale ai 2 volte che moltiplicano R1 più R4 diviso R4. E successivamente a questo dovrò andare a stabilire una nuova formula che mi consenta di trovare il Vout in dipendenza da questo Vin in quest'altro circuito. Questo circuito può essere sviluppato in 2 modi: o si fa un'equazione nodo all'unico nodo presente oltre a quello di riferimento, oppure si sostituisce tra A e B questa porzione di rete attraverso il teorema di Thevenin, si otterrà un generatore equivalente VTH, una resistenza equivalente RTH, collegata a questo punto in serie, questa era la porta a sinistra della quale ho operato un Thevenin, in serie alla resistenza R4 e quindi la caduta di tensione Vout risulterà essere la VTH calcolata per R4 su RTH più R4. Quella VTH è la tensione a vuoto ai terminali A e B ed ha una relazione diretta con la mia Vin. Quindi io otterrò un secondo tratto. Senza fare i conti, per analizzare la pendenza del secondo tratto, teniamo in considerazione che in questo primo tratto, che è il tratto che ho identificato con 1, la corrente che arriva dalla resistenza R1 va tutta nella resistenza R4, per cui ho una proporzionalità tra l'aumento di Vin e l'aumento della tensione di uscita legata a questo andamento di corrente. Nel momento in cui va in conduzione questo ramo, la corrente che dovesse fluire da R1 qui si ripartisce nel ramo R4 per generare l'uscita e anche nel ramo in cui è presente R2. Quindi la proporzionalità, cioè l'aumento di Vin rispetto all'aumento di Vout, risulta diversa. In particolare la Vout deve crescere in misura minore perché una porzione della corrente che prima andava su R4 adesso va in questo ramo. Quindi io qui mi aspetterei un aumento di tensione a pendenza più bassa. Fino a che valore questa tensione aumenta? Beh, fino al valore per il quale anche il diodo D3 scatta in conduzione, cioè il valore per il quale sull'anodo del diodo T3 si presentano 4 volte. Il valore di Vin per il quale sull'anodo del diodo T3 si presentano 4 volte lo si trova prendendo questa formula e imponendo che questo valga 4 volte. Questo mi consente di trovare un Vin doppio asterisco, che è il valore di commutazione, dopo il quale il circuito da analizzare diventa un circuito di questo tipo. La Vin, la resistenza R1, il ramo andato in conduzione con presente il diodo D2, il generatore da 2 volt, il diodo D2 rimane in polarizzazione inversa, questo era il ramo contenente il diodo D1. È andato in conduzione il diodo D3 e ha collegato quindi il generatore da 4 volt. Nel momento in cui collego il generatore da 4 volt, sto fissando in modo definitivo la tensione tra il punto A e il punto B a 4 volt, quindi ogni successivo aumento di Vin non ha ripercussioni sulla tensione presente tra A e B. Questa tensione rimane costante. L'effetto che avrà è un aumento di corrente in altri rami, non sul ramo d'uscita. Quindi la tensione rimane bloccata a 4 volt e quindi qui c'è un piatto di tensione a 4 volt. Cosa accade nel momento in cui la tensione di ingresso dovesse essere minore di 0? Per tensioni di ingresso minore di 0 si ha un rafforzamento della condizione di polarizzazione inversa, sia per quanto riguarda il diodo D1
che per quanto riguarda il diodo D2, perché la tensione sull'anodo va in diminuzione e quindi diventa ancora più piccola rispetto alla tensione di catodo. Quindi mantengo l'apertura dei due rami contenenti D1 e D3, ma a questo punto va in conduzione il diodo D2. Perché la tensione di anodo di 0 volt si confronta con la tensione di anodo del diodo D2 di 0 volt si confronta con una tensione di catodo tendente a diventare subito negativa e quindi a mandare in conduzione quel ramo. L'andata in conduzione di quel ramo mette la R3 in parallelo alla R4, qui c'era la presenza di R1 che avevo dimenticato. E quindi lì andrei ad avere una tensione di uscita Vout. Queste due resistenze R3 e R4 sono in parallelo. Quindi nuovamente un partitore tra la resistenza parallelo tra R3 e R4 e la R1 che si ripartiscono la tensione erogata dal generatore Qin. Anche qui, rispetto al partitore precedente, R4 su R1 più R4, essendo un parallelo, avendo il parallelo un valore inferiore a quello delle resistenze che compongono questo parallelo, questo tipo di pendenza sarà una pendenza minore della pendenza che avevo in questo tratto e non ci sarà più un momento nel quale la curva subisce diventa costante come nel tratto positivo. Naturalmente questo nell'ipotesi che il diodo non si rompa mai, ma questo tipo di esercizio è solo per analizzare come la conduzione o meno dei diodi possa influenzare una tensione di uscita. La transcaratteristica, cioè la caratteristica di transizione tra la tensione di ingresso e la tensione di uscita, mi dice come il circuito risponde a determinate tensioni di ingresso. In questo caso c'è una limitazione della tensione di uscita, in questo caso c'è un andamento di tipo lineare.